E adesso inizieremo una lunghissima missione, ragazzi, di fare tutti questi contratti di assassinio qua a Forlì, che sono 7 come a Monteriggioni, scusate, a San Gimignano. Ripeto che sono 7 a Forlì e San Gimignano e sono 8 a Firenze e Venezia. Un totale di 30 contratti di assassinio. E vi informo che ne abbiamo appena fatti la metà, avendo fatto Firenze e San Gimignano, quindi 8 più 7, 15. E oggi proseguiremo facendone altri 7 e ci porteremo a 8 lunghezze soltanto dal terminarli, una volta poi arrivati a Venezia. Se solo sapessi come si può andare su questa chiesa qui, forse da qua, giusto? Yes. Ok, praticamente il problema è raggiungere la piccionaia in questo caso. E andiamo con il primo, che è c'ho sempre la lista qua, sfoltire i ranghi. Dobbiamo uccidere tutte e 6 le guardie. Ora non c'è scritto senza farsi vedere, vabbè. Diciamo che onestamente sarebbe meglio non farsi vedere, però. Dettagli. Intanto assoldo delle cortigiane per un semplice motivo, che devo fare il trofeo di spendere 5.000 fiorini in cortigiane. Vuol dire che devo assoldarle 34 volte. E almeno così mi avvicino sempre di più a quel trofeo, perché vorrei poter platinare sto gioco, ma sapete com'è. Attendete. Andiamo. Ma non ho fatto nulla. Ah, ma era lì l'obiettivo. Aspetta, 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 sì, aspetta, aspetta, aspetta. Voglio esserne fuori. Chi è? Chi è De Sei? Forse è lui. Yes, è lui. Non fatemelo scappare. No, oh. Perso anche troppa vita e troppa reputazione. Laggiù, inseguitelo, forza! I pezzi di merda di qui non passano. Mica, ma quanti sono? Mi pare di essere tornati ad Assassin's Creed 1, ragazzi, in cui erano 854.000. Va bene, venite con me. Ops. Via. Si scappa. Tanto ve li puppate voi adesso. Oh, però sono utili questi, eh. Sono utilissimi. Alla faccia. L'unificazione del dito di Santa Chiara, recentemente rubato, il vescovo garantisce una speciale dispensa e il perdono. Una speciale dispensa di cibo. Altri sono qua in cima alle mura, giusto? Esattamente così. Come fai a non arrampicarti più su? Dai, Ezio! Mi deludi così, però. Bravo. Qua avere la pistola non sarebbe mica male. Ma noi dobbiamo dimostrare a questo gioco che ce la facciamo anche senza, tranquillamente. E si fa così. Tu non ti sei accorto di nulla. E ciao. A posto. Altre 2 fuori. Ti tuffi in acqua, vero? Bravo. Intanto ne approfitto perché rubo qualche frino a questa barca qui. Udite, udite! Di nuovo la fratellanza della miseria, della
flagellazione della povertà di Montefoggiolo ha messo a repentaglio la propria anima, provocando lo sdegno del Papa. Un anno versato. Queste sono upstairs, quindi si va sopra. Là, addosso! E si fa così. 2500 e via. E ricominciano a parlare male di noi, eh. Come uccidi qualcuno, ricominciano, ma noi si leva il manifesto. E allora un altro contratto se ne va. Andiamo al secondo. Abbiamo ufficialmente così superato la metà dei contratti da fare. Not bad, no? Così bassi che non crederete ai vostri occhi. Venite a vedere. Che abilità. Avviso! A causa della penuria di uomini validi, dovuta alla recente campagna militare e alla pestilenza, la fanteria offre 3 quattrini extra all'anno a chi decide di arruolarsi. Interagiamo. Vediamo dove ci portate adesso, anzi a quale missione ci portate e ci porterete a... Scintille di una cospirazione. No, perché poi non ci credete, ma c'ho tutto scritto qui, C'ho scritto cosa mi serve per fare 100%, cioè non è che sto imbrogliando, non è che è un trucco, però... Perché comunque le piume me le vado a cercare, tutto quanto me le vado a cercare, a parte che ci sono le mappe per il tesoro. Quando si tratta... Di aprire gli scrigni, però. Per quanto riguarda queste cose, mi serve assolutamente la guida, in modo da poter fare anche prima e non lasciare nulla indietro. Comunque il primo se n'è andato, ha funzionato. Il mio operato assoldando i mercenari. Aspetta, ma questo è da solo. Sei un uomo morto. Guardatevi. Tremate. Maledizione. Ci pensano loro. Non si misura in monete. Cortigiane, venite con me. Dici, ma sprechi soldi, sti cazzi. Guadagno 2000 a contratto, quindi, cioè, nel senso, va bene. Ora mi costassero 2000 le cortigiane? Anche no, però. Secondo me è un prezzo assolutamente affrontabile. E adesso vi dirò, le cambio pure, così. Mi avvicino ancora di più a questo famoso trofeo, che vi consiglio di prendere se volete fare ovviamente il 100%. Bene, facciamola finita. Via. Pensi di fuggire? Certo che penso di fuggire, ci mancherebbe altro anche. Mi chiamo Ezio Editore, non mi chiamo Micanino Frassica, È un po' ovvio che io mi dilegui. E se n'è andato il secondo su 7. Allora si gira di qui. Non si gira di qui. E andiamo a interagire. Arci nemici. Ci hanno dei titoli, ragazzi, che sono veramente... mi fanno morire. Arci nemici. La morte è servita. Menar fendenti. Cioè, mi piacciono troppo i titoli che mettono le missioni. C'è da uccidere 10 arcieri in 2 minuti. Questa è tosta. Questa è tosta, ma ce la faremo, non vi preoccupate. Ok, gli arcieri sono quelli vestiti così col cappello, mi raccomando, non quelli con l'elmetto. I 2 minuti partono dal primo, quindi da adesso. Ok, 1 2. Tre. Addosso! Diavolo, non lo vedo più! Là! Eccolo, prendetelo! 4. Più bello col martello, Va giù, là! Dovete prenderlo! 5.
passare quassù. Eccolo, bloccatelo. Laggiù, prendetelo. Forza. 5. 6. Laggiù. Là, là. 7. Giù, subito. Non dovresti, eccolo. 8. Maledetto. Laggiù, eccolo. Addosso. 9. Presto, lo sto perdendo. E eccolo, prendetelo. Dove è finito? Oh, Ciccio, vieni qua. Dai, non mi fa perdere tempo, su. Addosso. Dieci. Non sono affari miei. Ok, 3 su 7 se ne sono andati. Non fatelo. Se non vuoi obbedire alle leggi, muori. Vediamo se funzionano le cortigiane, invece no. Va bene, va bene. Certo che ogni contatto d'assassino della nostra famigerazione aumenta, incredibile. Accessorio, magari non li reputate utili. Avanti, ma scendi, io ti butto giù io. I bifolchi non sono ammessi quassù. Tranquillo, i bifolchi non ti vengono a dar fastidio. Ma che avete? Ok, notorietà riazzerata. 3 su 7 se ne sono andati. Affascinante, ma perché non cammina e basta? Scendi, subito. Udite, udite. Di nuovo lo ci fai quassù. Della flagellazione. E niente, famigerato di nuovo per aver fatto cosa? Per aver camminato, ok. Vedete come strappo il coso, cambia discorso, bellissimo. Montatissima sta cosa. Quanto è fake. Vabbè, ma ci sta, ci sta. E andiamo col quarto. Osserva e agisci. La mia scommessa. No, un lavoro bagnato. Questo titolo è molto suspicious, fatevelo dire. Perché è molto sus. Uccidi il capitano a bordo della nave. Ok. Oh. Bravo Ezio, scendi così. Bravissimo, con stile sempre. Lo stile di Ezio non va mai a pile. Allora, si sale di qui. Qua presumo ci sia un carro di fieno, esatto, così, via. Minchia, in culo mi stai mandando proprio, eh. Minchia. Sì, così comunque col porto... Con l'abito di Altair mi pare troppo tipo di essere ad Acri. E qua già cominciamo, ragazzi, ad assaporare le navi, che poi in Assassin's Creed 3, 4 e Rogue saranno molto, molto parte attiva di questo gioco. Meriti di stare laggiù in mezzo alla feccia. Io mo faccio così. Penso la fazione che mi seguiva, ma l'ho fatto con criterio, perché adesso faccio così, faccio un lavoro molto subdolo. E giro intorno alla nave, perché non voglio scatenare la guerra. Vieni qui. Anche tu.
conosco quell'uomo. Dov'è finito? Dov'è finito l'uomo? Ora la famigerazione per questo mi pare un po' esagerata. Anyways, torniamo in barca perché a tornare a piedi, ragazzi, o a nuoto, quello che è. Grazie gioco che mi fornisci qualcosa che vada veloce per tornare indietro. Vabbè, meglio di nulla, oh. Mi sta salendo un po' di sonno, sappiatelo. Comunque c'è da rientrare dentro la cittadina. Se solo sapessi dov'è l'entrata senza dover andare fin là. Ma mi sa che alla fine fin là ci tocca andarci. È per forza. Ma se tipo facessi così, dimmi che si può fare. Yes, che si può fare. Sì, Claudia, dopo ci vado, ok? Oh, sì, forza. Non cincischi. Siete agile come una scimmia. E tu sei deficiente quanto una scimmia, va bene? Non si può dire, non si può dire, ragazzi, non si può dire. Che mosse ardite. Già. Allora, dove eravamo rimasti? Cortigiani, noi continuiamo ad assoldarle, ripeto, per fare il suo trofeo. Ormai ve lo ripeterò finché non lo prendo. E abbiamo superato la metà delle missioni. Ne rimangono tre. Vediamo cosa ci viene adesso. La morte è servita. Forse penso il titolo più crudele che abbia mai incontrato finora per un contratto d'assassinio. Ma penso anche comprese le missioni principali, perché insomma, titolo di non poco carico. Per fortuna il bersaglio è vicino, quindi annuncio di ricompensa a chiunque fornisca. Basta individuare tutto quanto. Andiamo sopra. Ok, devo ucciderlo, palese. Non hanno versato a sua santità le decime annuali previste. Non sarà nulla di... Non posso farcela. E allora non farcela, tanto ti ho soldato solo perché devo spendere i soldi. Non puoi stare laggiù, prendetelo! Boom! Ciao. Se beccamo. Se beccamo, frate. E ne rimangono due. Oh, niente livello di ricercata adesso, niente notorietà, fantastico! Allora stanno imparando come fare con Ezio, eh? Vedi? Vedi? Stanno imparando, piano piano. Sono certa che... Imparano che Ezio è uno solo e uno per l'eternità e non si può rincorrere, non si può prendere, non è famigerabile. Finalmente ve ne siete resi conto. Andiamo col penultimo, signori. Verso la luce. E poi dopo ci sarà osserva e agisci. Viaggiatori, state attenti. Lontanino il bersaglio, ragazzi. Lontanino ino. Tanto questi erano mercenari, quindi ce ne facevamo poco. Ora mi dispiace il cortigiane che mi state seguendo, ma io
vi va un culo e prendo il cavallo, perché vai, vai. Mi pare anche giusto così. Ok, dov'è che c'è da andare? Qui, alla torre. E a questo punto assoldo voi. Grazie, capo. E bersaglio è in cima, credo, per forza. E allora tenete occupati loro. Il traditore che si è dato alla macchia a Verona. Molti dei miei fratelli hanno trovato la morte quel giorno. Grazie, signori. Io vivo un culo così. Che bello quando usi mercenari, ladri o cortigiane che... Non dovresti stare qui, scapperai. Boom. Va bene, ormai ci ho rinunciato per quanto riguarda il famigerato e lo toglieremo più tardi. Tanto c'è da andare ancora più su. Mi avete ucciso il cavallo? Non vi permettete di uccidermi il cavallo. Uccidetemi tutti i mercenari, ma non il cavallo, per favore. E noi lo facciamo silenziosamente. Molto silenziosamente. Come quando ti dicono, ragazzi, c'ho casa libera. E poi casa libera non ce l'hanno. E allora tu agisci. Agisci. Così. Zitto. Muto devi stare, muto, muto, muto. Adrian muto. Ex calciatore. E anche te fai la giusta fine. Verso la luce, towards the light. Poveracci, hanno ucciso tutti i mercenari. Vabbè, a me tanto serve il cavallo, quindi vi vado a fanculo. Oh no, ricomincia adesso, Leonardo. Ezio, qui, sono qui. No, non mi interessa. Faremo più tardi. Al prossimo episodio, alla prossima live. Verrò da te, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, amore mio, verrò da te. Qui, sono qui. Rimane un contratto solo. E ce l'abbiamo qui, quindi, a questo punto. Tanto vale andare a farlo. Ed è l'ultimo. Osserva e agisci. Quindi ci sarà da pedinare qualcuno per forza. Cavallino, vieni a me. Non c'è più. Vabbè, mi accontenterò di questo. Ok, quando l'area è verde vuol dire che va individuato il bersaglio. E allora che così sia. Cavallino, vieni a me. È sparito. E vabbè, ci accontenteremo di questo. Vai, vai! Ok, quando l'area è verde significa che il bersaglio va individuato. E magari, forse anche a volte, ucciso furtivamente. E mi sa che questo è uno di quei momenti lì, sapete? Piano. Tanto... Non puoi passare. Fila! Fila, Adidas. Oh. Oh, oh. Mercenari qui, li avevo visti prima. Fermi qui. Venite con me. Giù, subito. Allora, per forza si trova lì dentro. Per forza. Infatti. Intanto vi tengo occupati così. Bene a sparire. Ehi, tu, scendi, ora. Allora vengo a bussarti da qua, sai? Forza! Lo stiamo per... Eccolo! Folli! Pazzi! Devo andarmene di qui! Tu non esisti più. Certo, ripeto, fare queste missioni senza la pistola è difficile, eh?
tu sei proprio sveglissimo. Punto troppo alto questo per poter far qualcosa. E quindi ci abbassiamo qui. Da qua lo posso prendere? Sì. Ok, ha funzionato. Ha funzionato, ha funzionato, ragazzi. Preso dall'alto, ma ha funzionato. E tutti i contratti di assassino, ragazzi, di Forlì se ne vanno così. Ci fa anche la rima. E noi se ne andiamo, ma anche a poi togliere il livello di sospetto, perché è un po' un dito in quel posto. E adesso andremo anche da Leonardo.